Ben, buonasera, noi siamo una realtà piccola, diciamo, nella diocesi, però i mezzi di comunicazione ormai attraversano le lettere e quindi raggiungono gli angoli più sperduti. Il giornale si chiama In Cammino da 27 anni, è un periodico cattolico. Io volevo chiederle, lei lavora e vive accanto a due papi, con Papa Francesco come prefetto della Casa Pontificia, con Papa Emerito Benedetto come segretario particolare. Che esperienza è questa? Forse un pochettino particolare, vero? Ma è una situazione particolare alla quale io partecipo in modo particolare. Infatti con Papa Benedetto vivo ancora, come ho vissuto con lui quando era Papa attivo in Palazzo Apostolico, adesso vivo con lui e lavoro come prefetto per Papa Francesco. La situazione è particolare e le esperienze che faccio sono particolari, è una bella sfida che faccio volentieri, non sempre facile. Certo. Papa Benedetto nel 2013 disse di rinunciare all'esercizio del ministero petrino perché le sue forze per l'età avanzata non erano più adatte. Qualcuno vocifera, forse non erano questi i veri motivi, però forse lei che ci può dire in più? No, non è niente da aggiungere, tranne dire quelli che non lo credono o pensano di dover fare dietrologie sbagliano. Papa Benedetto l'ha detto in modo molto chiaro e questo semplice è l'unica verità perché ha rinunciato al Munus Petrinum. Il pomeriggio del 28 febbraio 2013, attraverso le immagini trasmesse dalla televisione, mentre Benedetto XVI si congedava dal Palazzo Apostolico, lei non resse l'emozione e scoppiò in lacrime. Io fui molto colpito da questo e non le nascondo che anch'io in quel momento ero molto commosso, mentre Papa Ratzinger era alquanto sereno. Questo per me era anche un motivo di commozione. Io l'ho visto settimane prima, i giorni prima del 28, era così sereno, così tranquillo che per me è un piccolo miracolo. Anch'io ho cercato di essere tranquillo e sereno e sono riuscito fino al 28 pomeriggio. Poi scendendo con l'ascensore dalla terza loggia, cortile San Damaso, non ho più potuto resistere. E infatti ho pianto perché era anche una commozione ma anche una tensione, si è fatto a strada e poi le lacrime aiutano, sì, aiutano anche a digerire, aiutano anche, come dire, ad accettare. C'è chi critica Papa Francesco in nome del pontificato di Benedetto XVI. Non pensa che così facendo si, diciamo, tradisce innanzitutto lo stesso Papa Emerito, il quale ha preso le distanze, mi sembra, attraverso lei, quando ha affermato che tra i due pontefici c'è uno stretto rapporto, una stima reciproca e un'identità di vedute. Ci spiega meglio questo concetto? Sì. Allora, chi cerca di contrapporre i due pontefici è un gioco non bello. Sappiamo molto bene che le due personalità sono molto diverse, come era diverso Papa Benedetto rispetto a Giovanni Paolo II, o Paolo VI a Giovanni Paolo II, o Giovanni XXIII a Pio XII. La diversità nella personalità è una ricchezza per il papato, non un contrapporre. È chiaro che Papa Francesco in alcuni punti mette altre, ha diverse, una visione che lui ha portato con sé facendo la strada da arcivescovo di Buenos Aires e ciò che ha sperimentato a Buenos Aires, tutte le sue esperienze da vescovo diocesano è un tessuto, è una ricchezza che ha portato nel pontificato. Papa Benedetto ha avuto altre esperienze, lei sa bene che era gli ultimi 20 anni, 23 anni, era uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e alla fin fine il pontificato di Giovanni Paolo senza il cardinale Ratzinger non sarebbe comprensibile com'era. Perciò le diversità usare come strumento di opposizione è un gioco meschino e anche non è sincero, non è severo e perciò non vale neanche rispondere a questo perché chi vede riguardo al contenuto vede che c'è una continuità nel contenuto. Eccellenza, lei ha detto che è stato il gesto di Papa Benedetto a favorire anche il grande impatto emotivo di Papa Francesco tra i fedeli.
l'ho detto abbastanza presto dopo le elezioni di Papa Francesco, perché Papa Benedetto ha avuto sia il coraggio sia anche l'umiltà di rinunciare al pontificato, e ha aperto la possibilità di, per Papa Francesco, cioè senza la rinuncia, ciò che vediamo adesso con Papa Francesco non sarebbe stato possibile. Per Papa Benedetto essere il nonno saggio di Papa Francesco è un modo per continuare a servire la Chiesa. Ma sappiamo che Papa Francesco ama anche ogni tanto uno scherzo, ama scherzare e ama anche sentire scherzi. Questo è uno scherzo serio, no? Spesso parla anche, non dimenticate i nonni, perché sono la ricchezza, sono la saggezza di un popolo. E lui non dice questo invitando a fare come dice, ma lui stesso pratica questo. Vuol dire avere un nonno in casa, avere Benedetto XVI in Vaticano, per lui è anche una garanzia di continuità, ma anche una ricchezza personale. Lei da ben 13 anni è accanto a Josef Ratzinger come suo segretario personale. Cosa ha significato questo per lei e quali momenti sono maggiormente impressi nel suo cuore? Vivere accanto e lavoro accanto, prima del Cardinal Ratzinger e poi Papa Benedetto, è una grande sfida, ma anche una grande grazia. Vedere, sentire, collaborare con una persona come Papa Benedetto è per me stato motivo di crescere spiritualmente, umanamente, teologicamente certamente. E le sfide più grandi erano, insomma, quegli attacchi alla persona o anche ad alcune decisioni di Papa Benedetto che alla fin fine non erano sinceri. Attaccare una persona per motivi non convincenti ha fatto molto male anche a me, perché non si può rispondere in modo adatto, ma si deve accettare e anche soffrire. Qui ho capito che la sofferenza fa parte anche della vita quotidiana di un sacerdote, anche molto vicino al Papa. Il prossimo 29 giugno il Papa Emerito celebrerà i 65 anni di sacerdozio. Faccia sapere che tutta la Chiesa è con lui, prega. Sappiamo di iniziative nelle varie parrocchie, messe celebrate per lui, adorazioni eucaristiche. Ecco, che cosa vuole dire a queste persone che sono legate non solo al papato, ma anche alle persone che questo papato rappresenta, Papa Francesco e Papa Benedetto? Sì, infatti il 29 giugno del 1951 Papa Benedetto, con suo fratello maggiore, che ha 3 anni in più, 92 adesso, celebreranno 65 anni di sacerdozio. È un motivo di gioia, ma anche di ringraziamento. Infatti sarà un piccolo atto solenne con Papa Francesco e con il Collegio Cardinalizio in Vaticano, ma anzitutto per Papa Benedetto questo è motivo di ringraziamento davanti al Signore, perché l'ha chiamato e l'ha mantenuto fino ad oggi. Nel ringraziare l'Arcivescovo Gasvein assicuriamo un ricordo orante nella preghiera per il suo ministero prezioso a favore dei due papi, ma soprattutto per il servizio che rende alla Chiesa Cattolica. Grazie. Grazie a lei e saluti a tutti. Grazie.